di Setu. Ciao Marco, benvenuto. Ciao, ciao ciao. Calmo è il titolo del tuo nuovo singolo, che yes. arriva a pochi mesi di distanza dal tuo precedente Blacklist. Quali stati d'animo e quali riflessioni hanno ispirato questo pezzo? Ma allora, cioè sicuramente, cioè lo dico molte volte, in generale è stata una cosa che è venuta molto di getto. In realtà appunto ha seguito un po' di un periodo di blocco musicale, frustrazione così, cioè quindi ci siamo messi un po' in studio mio fratello, lui ha tirato giù il beat e mi era subito un po' venuta sta cosa del dire va tutto bene, no? Cioè, capito? Quindi poi al ritorno dico sì, sono calmo, va tutto bene, no? Però urlando, e quindi capito, cioè c'era sto contrasto un po' nella mia testa che mi girava e niente, poi mi sono messo, l'ho registrato, è stata una cosa molto veloce. Però sicuramente lo stato d'animo è un po' un misto di frustrazione e cercare un po' di rassicurarsi e fare le cose nonostante tutto. Certo, quello che viene fuori è quello che possiamo sentire dal pezzo, tra l'altro, perché è un brano caratterizzato da una serie di cambi di registri, cioè canti, urli, sussurri, elementi che messi insieme denotano una certa originalità. Quindi ti chiedo, come sei arrivato a questo risultato interpretativo? Ma appunto abbastanza spontaneamente, nel senso che cioè può essere sia una cosa che cercare un po' di rompere la monotonia un po' del beat, che comunque è molto ridondante, cioè può essere sia un po' quello, che poi vabbè, cioè a me diverte molto tipo urlare, poi sussurrare, andare piano, forte, schizzare da una parte all'altra, cioè è una cosa che mi prende bene fare, cioè non solo tanto a livello poi di generi, ma anche di proprio di, come dici te, un po' registri, cioè siccome è poi divertente farlo. Pensi di aver raggiunto con questo pezzo un tuo stile ben definito, oppure ne sei semplicemente alla ricerca e quindi in futuro potremo ascoltare anche altro da te? No, sicuramente cioè non è questo il punto, diciamo, non credo neanche in realtà lo troverò poi mai, cioè spero di trovare una mia dimensione in cui esprimermi, però non credo troverò mai una mia collocazione proprio a livello di genere, che sarà quella, quindi sicuramente vi potete aspettare tanto, cioè tutto in generale, non è questo diciamo il punto d'arrivo. Dal punto di vista sonoro il mix è altrettanto interessante, frutto del sodalizio artistico gemellare con tuo fratello, nel senso che siete gemelli, come dicevi sì. prima. Omozigoti o eterozigoti? Siamo eterozigoti, siete identici? In realtà, cioè, un po' più da piccoli, poi diversificandoci, cioè siamo andati avanti con l'età, ci siamo un po' diversificati, però eterozigoti, sì. Ecco, raccontaci il vostro rapporto, sia personale che artistico, perché il legame gemellare è contraddistinto da un'affinità particolare. Sì, no, allora, cioè guarda, io appunto la musica me la sono sempre vissuta come una roba strafamiliare e quindi di conseguenza anche cioè mega emotiva, nel senso perché cioè puoi immaginare il rapporto cioè che c'è tra me e mio fratello, poi si sviluppa in una situazione musicale molto molto, dove ci stiamo molto molto dentro entrambi. Sicuramente ci sono i pro e i contro di questa cosa qua, di appunto viversi la musica in modo così tanto stretto contatto. Sicuramente un pro, vabbè, è la sintonia, che io e mio fratello ci possiamo dire qualsiasi cosa e spesso anzi pensiamo la stessa cosa, vogliamo arrivare insomma allo stesso risultato anche senza doverne discutere troppo, poi quindi vabbè sicuramente c'è poi Giz appunto c'è il mm-hmm. mio punto di forza in generale, quindi è questo, sì. Provenite entrambi dallo stesso tipo di ascolti? Avete background simili? No, appunto, cioè abbiamo sempre viaggiato come, diciamo, una cosa abbastanza unica anche a livello di ascolti. Poi lui, essendo produttore, per forza di cose, magari un po' più attento anche a certe finezze, oppure ha un occhio magari più a 360 su tutta la musica. Io sono stato alle volte un po' più settoriale, alle volte no, però in generale comunque sì, c'è affinità anche da quel punto di vista. Abbiamo vissuto lo stesso background perché abbiamo iniziato insieme, quindi anche gli ascolti sono molto simili, laddove comunque non sono simili e diciamo che assorbiamo uno dall'altro, quindi io mi faccio molto ispirare da lui, anche magari gli chiedo
si è scoperto qualcosa di nuovo, per dire. Sì. Quindi così. Avete iniziato insieme oppure uno dei due ha mosso per primo il passo verso la musica? Allora, Giz ha iniziato perché diceva questo trip che aveva iniziato a suonare la chitarra, e mi ricordo che anch'io volevo suonare la chitarra, proprio lui era più bravo, capito? Quindi ho detto, ah, devo cantare, insomma, poi capito, anche io volevo suonare la chitarra, però mi sentivo meno bravo di Giorgio, e da lì ho detto canto, e poi appunto abbiamo detto, siamo sempre rimasti io quello che cantavo, lui poi quello che suonava la chitarra, poi beh, è diventato beat e tutto il resto. Anche perché i vostri caratteri probabilmente sono diversi, nel senso che uno magari è più estroverso, l'altro gli piace un pochino stare dietro. Sì, assolutamente, cioè io sono sempre stato quello che ci ha messo la faccia in generale, mm-hmm. anche nella vita, così è bellissimo stare. E lui invece è più quello, magari più meno parole, più fatti, dietro le quinte, cioè a lui piace stare dietro le quinte, così la sua vocazione è quella, io sono più così. A cosa ti deve la scelta del tuo pseudonimo? È molto semplice, è un album dei Nile, che sono una band death metal, mm-hmm. e si chiama At the Gates of Setu. Ho preso solo Setu da lì. Sì, l'ho cercato tra l'altro in giro e pare che sia un nome indiano. Che è un nome indiano. Che significhi ponte, tra l'altro. Ah, non lo sapevo questo, me lo stai dicendo per la prima volta. Tra l'altro, infatti, è anche un film indiano, quindi prima di questo, cioè, cercavo sempre Setu, mi appariva sempre questo film indiano. Come detto all'inizio, questo pezzo, Camo, arriva dopo gli ottimi risultati di Blacklist, il singolo che ha segnato il suo esordio in BG Records. Quali sono gli apprezzamenti e i commenti che più ti hanno colpito riguardo questo brano? Ma diciamo che in generale, magari riguardo al brano, ovviamente ci sono sempre state le solite cose, magari del porti una roba un po' nuova, magari più cose a livello di sound, però in generale ti posso dire che in questi ultimi mesi, cioè a livello mentale, quello che mi colpisce sempre di più è che, anche se sono un artista comunque piccolo, c'è comunque gente che mi scrive dicendo magari cose pesanti, tipo la tua musica magari mi salva, oppure la tua musica mi aiuta, e queste cose qua le sottovaluto in botto, secondo me, l'artista. Io le ho sempre sottovalutate, ma vederle anche riguardo la mia musica mi ha fatto veramente capire a un livello diverso dove si può arrivare, cioè scontato, ma... Beh, fa un certo effetto. Sì, no, fa tantissimo effetto, tantissimo. In questi giorni ti ho seguito sui social, ho visto le tue stories, alcune domande a cui hai risposto, la più frequente era quella della frangetta, ma non solo. Quindi ti chiedo, come definiresti il tuo rapporto con i social? Ma io ho avuto clamorosamente un periodo, cioè più qualche anno fa ero estraneo. Adesso sono molto molto dentro, quindi è un po' un rapporto di... Beh, un po' come tutti, di dipendenza, inevitabilmente. Diciamo che secondo me sono una cosa che ovviamente può amplificare un messaggio, quindi un certo tipo di arte o appunto qualsivoglia messaggio, e secondo me in realtà, se presi dal verso giusto, sono molto molto fighi come strumento, no? Perché poi... E appunto ti parlavo che si tende, possiamo vedere ovviamente il lato negativo così come quello positivo, magari il lato positivo è che anche se è un contatto non vero, è comunque un contatto, perché il fan o la persona che ascolta ti può scrivere le cose, e ti può scrivere la tua musica appunto mi salva, cose del genere, e tu lo vedi e dici cavolo, quindi per me sono un bel mezzo, e poi vabbè, sono anche divertenti, cioè c'è anche il lato goliardico che... Non fa mai male. No, assolutamente. E quanto ha influito il passaggio da una realtà come quella di Savona a una realtà come quella di Milano nella tua musica? Boh, ha cambiato tutto. Ha cambiato tutto, cioè venire a Milano per me è stato un punto a capo da un capitolo che si chiama appunto Savona, e che sono due realtà molto diverse. Parliamo di una realtà provinciale come quella savonese, dove comunque i contatti vabbè sono limitati, ma magari c'è una scena molto vivida, molto underground, mm-hmm. Molto cattiva da certi punti di vista, sia sonora che altri punti di vista, ma invece sicuramente Milano è una realtà più grossa, dove c'è una rete ampia,
E per me ha cambiato tanto perché io sono venuto qua a Milano e ho conosciuto tanta gente che mi ha aperto la testa, non necessariamente musicalmente parlando, proprio in generale, generale. certo. Ho conosciuto Tizio, Caio, che, di diversi settori che appunto mi hanno permesso anche di arrivare poi dove sono, no? Vabbè, che non è niente, però insomma, se Essere quello riguardo. che sei, Sì, esatto. no, Se sì. riguardo dove ero, capito. Anche solo 1 anno e mezzo fa, 2 anni, dico, è cambiato, indubbiamente è cambiato tanto, anche a livello mio. Calmo esce in un momento storico particolare, segnato dalle conseguenze socio-economiche della pandemia. È un periodo in cui abbiamo vissuto tutti un po' un alternarsi di mood, un po' come nella tua canzone, no? Tu personalmente come hai vissuto questi mesi e come stai affrontando questa ripartenza? Allora, cioè io ho avuto un momento all'inizio dove di tutta questa cosa dove mi sono trovato molto molto in difficoltà, e cioè mi mancava la prospettiva sul futuro del dire, cioè usciremo mai veramente da questa cosa, chissà cosa succederà. Poi ho metabolizzato un po' tutto lungo diciamo, la quarantena e ho guardato un botto di anime, quello sicuramente, e poi appunto ho iniziato comunque cercare di buttare giù un po' di testi, di fare musica con Jizz, e poi appunto mi è scivolata addosso, c'è stata la fase finale dove mi è proprio scivolata addosso. In questo momento, devo dire, cioè, appena uscito mi sono trovato un po' spaesato, ho detto oddio, cosa sta succedendo, anche perché poi io fino ad adesso non avevo avuto magari contatti con personali, no? Con l'etichetta, non avevo visto in faccia le persone con le quali, cioè non avevo visto di persona, le persone con le quali avevo Certo. firmato un contratto, quindi per me è stato un po' magari spaesante. Adesso mi sento gasato perché adesso sono in un momento in cui guardo avanti e dico, cavolo, lo dobbiamo fare. Al netto dell'attuale confusione dovuta al Sì. momento, a quello che stiamo vivendo, cosa dobbiamo aspettarci dalla tua nuova musica e cosa puoi anticiparci al riguardo? Io ribadisco quello che ho detto prima, nel senso che io con Jizz lavoro molto a sentimento, mi piace dire, perché tendiamo, cioè, a non porci tanti limiti dal punto di vista di sound, eccetera, eccetera. Sicuramente vorrei sorprendere abbastanza sia me stesso che un po' gli altri con le scelte musicali future. Quindi mi sento di dire abbastanza tutto. Ma senza strafare, però, nel senso, sono aperte le vie, sono Sono infiniti, infinite. eccole là. Per concludere, Marco, a chi si rivolge oggi la tua musica e a chi ti piacerebbe arrivare in futuro? Secondo me, cioè, sarebbe stupido da parte mia dire a qualcuno in particolare, perché a chiunque la voglia ricevere alla fine, a chiunque appunto la voglia ricevere e abbia voglia o di prendersi bene o di piangere o di fare qualsiasi cosa. Alla fine penso che qualsiasi scelta musicale tu faccia, alla base ci sia il voler arrivare a qualcuno. Tu ce l'hai un interlocutore di riferimento? Intendi come Sì, utenza? quello, quando scrivi hai in mente qualcuno a cui ti riferisci o te stesso? No, infatti di solito è me stesso sempre, e questa cosa mi provoca ancora maggior stupore poi quando ho capito, io ho scritto una cosa per me stesso, ma c'è un altro che ci si riconosce oppure comunque prova emozioni, no? Perché è una cosa che è personale, ma poi sì, c'è una cosa che sembra ridotta a una cosa personale, ma poi è più grande di quanto pensiamo, molto più grande. Ringrazio Setu per essere stato con noi. Ma grazie Ricordo il titolo del tuo nuovo singolo che è Calmo a te. e ti auguro una buona estate e una buona musica. Anche a Alla voi prossima! ragazzi.